Buonasera, ecco subito i titoli principali del TG2. La DC dopo il voto, Forlani pronto a dimettersi, non con rabbia, con serenità. Riunito l'ufficio politico democristiano, mentre la maggioranza uscente parla di terremoto. Cossiga sulle elezioni, il prossimo capo del governo dovrà avere molto coraggio. Da Washington, dove sta per incontrare Bush, il presidente della Repubblica commenta i dati elettorali. Elezioni e borsa. Oggi Piazza Affari ha perso l'1,69%. Ieri pomeriggio al SEAC di Londra il calo dei titoli italiani era arrivato anche al 2%. La lira tiene sia sul dollaro sia sul marco. Mosca, Yeltsin al contrattacco. Il presidente russo ha difeso davanti al Parlamento la riforma economica ed ha firmato il decreto con cui ribadisce il controllo sulla flotta del Mar Nero. A poco più di 24 ore dal voto, dunque, i partiti valutano i risultati, considerati come un terremoto politico. Vediamo, prima di addentrarci nell'analisi, nelle prime analisi del voto, il consuntivo dei dati, risultati e percentuali e seggi, Camera e Senato. Può partire la prima tabella, ecco qui, riepilogo Camera, percentuali e dei seggi. È stato un terremoto politico, aumenta la confusione e si complica il quadro della governabilità, questo il giudizio generale sul risultato di questo voto. Dalle urne esce penalizzata la Democrazia Cristiana e si spacca l'eredità elettorale dell'ex Partito Comunista. Al nord soprattutto l'erosione del voto socialista mentre cresce il Partito Liberale e avanzano i movimenti della protesta. La Lega Lombarda e la rete di Orlando in Sicilia. Al di sotto delle previsioni il risultato dei repubblicani. Ma il dato politico più rilevante è che il patto di governo esce probabilmente compromesso dalle urne, pur conservando una lieve maggioranza nel numero dei seggi. Il voto di protesta piccona ma non demolisce il quadripartito. Alla Camera la coalizione di governo fra democristiani, socialisti, socialdemocratici e liberali ha raccolto il 48,8% dei voti. Peggio è andata al Senato con il 46,3%. Ma il quadripartito, grazie al conteggio dei resti elettorali, manterrà la maggioranza, sia pure per un soffio, nel prossimo Parlamento. Potrà contare infatti su 331 deputati e 163 senatori. La Lega Lombarda ha stravolto i vecchi equilibri politici. Bossi, cavalcando e soffiando sulla protesta del Nord, ha fatto il pieno di voti. La Lega, conquistando l'8,7% dei voti, è divenuta la quarta forza politica italiana. Ha portato a casa 55 deputati e 25 senatori, mentre nelle vecchie Camere elette nell'87 aveva appena due parlamentari. Il terremoto Lega ha colpito quasi tutti i partiti storici. La DC ha conosciuto una dura sconfitta perdendo circa 5 punti. Salato anche il conto pagato da Occhetto. Il PDS è riuscito a superare di poco quota 16% contro il 26,6% dell'ex PC. Occhetto si è trovato stretto fra la dura concorrenza di Rifondazione Comunista, proclamatasi il vero erede del PC, quella della rete di Leo Luca Orlando e quella della stessa Lega di Bossi. Anche il PSI non è passato indenne dal terremoto Lega. È cresciuto al sud, ha consolidato la sua forza al centro, ma ha perduto terreno al nord. Come nel resto d'Europa, il vento della protesta di matrice localistica e settorialistica ha punito il governo e i tradizionali partiti dell'opposizione. Il Movimento Sociale Italiano di Fini è rimasto al palo. La Malfa, che un anno fa aveva schierato il PRI su una trincea di dura opposizione, può vantare un successo di molto inferiore alle aspettative, mentre i Verdi, che non escludono un loro ingresso al governo, hanno ottenuto una buona affermazione. Anche Pannella, inventore della lista che porta il suo nome, è andato abbastanza bene e sembrerebbe guardare al governo. La lista referendaria di Giannini, ricca di grandi nomi del mondo laico, ha invece avuto un esito sfortunato. Forse ha influito negativamente anche il durissimo scontro apertosi con il democristiano Mario Segni, altro leader del movimento referendario.